Ciao a tutti, rieccoci qua. Siamo arrivati al settimo punto, l'ultima casistica che vi può capitare in un compito in classe. Vediamo insieme come trovare l'equazione di una parabola quando vi vengono dati due punti A e B, passanti per la parabola, e l'equazione dell'asse di simmetria. Tutti questi esercizi, come avete visto, sono assolutamente e noiosamente uguali, quindi anche oggi vedremo un solo esercizio, perché poi si tratterà di fare tanta pratica. Abbiamo quindi due punti A e B e l'equazione dell'asse di simmetria. Dobbiamo, come sempre, trovare la parabola. L'obiettivo, come sempre, è trovare le incognite A, B e C. E per fare questo andiamo sempre a impostare un sistema di tre equazioni in tre incognite. La formula dell'asse di simmetria ve la riscrivo qui. Ora abbiamo tutto e possiamo partire. Sappiamo che la parabola passa per A e B. Parola magica, passa per, vado a sostituire le coordinate xy di A all'equazione generica della parabola. Al posto di y metterò meno 4, al posto di x alla seconda metterò 0 alla seconda, 0 per A fa 0, b per 0 fa 0 e mi rimane c. Questa volta c è andata di lusso perché ho già trovato il valore di c. Ora, parola magica, passa per b, quindi ripeto lo stesso calcolo. Al posto di y metto meno 1, al posto di x alla seconda metto meno 1 alla seconda, fa più 1, per a, a. Al posto di x metto meno 1, attenzione ai segni, più b per meno 1 fa meno b. Asse di simmetria è x uguale a 1, ma l'asse di simmetria si trova con questa formula, quindi uguaglio le due quantità. Andiamo a risolvere il sistema. Dalla prima trovo già il valore di c. Lo ricopio con scritto c al primo membro e meno 4 al secondo membro, perché voi sapete sempre che posso leggere da destra verso sinistra e da sinistra verso destra senza problemi. Poi lascio un attimo in sospeso questa perché faccio già i calcoli nella terza. Facendo l'MCM e cambiando di segno viene B uguale meno 2A. Ora cosa faccio? In questa al posto di B vado a mettere meno 2A e al posto di C vado a mettere meno 4. In questo modo sono felicissima perché in questa equazione ho un'unica incognita. Posso quindi trovare la soluzione. Mi concentro sulla seconda. Mi raccomando, attenzione ai segni, meno per meno più 2A. Ora sommiamo, 1 più 2 fa 3A, portato al primo membro viene meno 3A, meno 1 portato al secondo membro fa più 1, meno 4 fa meno 3. Cambio di segno a tutto perché io voglio che l'incognita abbia sempre segno più, divido per il coefficiente davanti all'incognita 3, a destra e a sinistra. Così facendo 3, 3 se ne va e trovo A uguale a 1. Ritorniamo al nostro sistema. Ora che ho trovato A, vado a sostituire 1 al posto di A qui. Così facendo trovo B, che è meno 2. E C, lo avevo già trovato, lo ricopio. Come sempre io scrivo la soluzione in ordine alfabetico per una migliore leggibilità. Ora che ho trovato A, B e C, vado a sostituirle all'equazione della parabola, trovando così la parabola che stavo cercando. Con questo video concludiamo questa tipologia di esercizi. Domani andremo a vedere la posizione reciproca di una retta rispetto alla parabola. Ormai conoscete il mio modus operandi? Sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi. Per cui, dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.